Buongiorno, buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di A Casa in Forma Io Ci Provo, il programma di cucina targato 264. Partiamo subito con una nuovissima puntata, oggi una puntatina che non vi posso ancora anticipare nulla, ma intanto facciamo gli onori di casa, andiamo a scoprire chi c'è oggi con me in regia. Buongiorno, chi c'è? Buongiorno. Daniele, come stai? Tutto bene, Manuel. Tutto bene? Tutto sì, bene? Sì, sei sì, pronto? Prontissimo. Prontissimo? Sì, 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 sì. Che hai mangiato ieri sera? Non me lo ricordo. Non te lo ricordi, va bene. Intanto, non se lo ricorda, intanto però noi dobbiamo fare gli auguri oggi a Paola che compie gli anni. Allora, musica maestro, che entri pure la nostra bella torta, perché oggi andiamo a fare gli auguri a Paola che compie gli anni qui a Roma, a Roma. Cara Paola, festeggiati, divertiti, ti mandiamo un abbraccio e passa una buonissima giornata. Voilà. Io vi ricordo inoltre che se volete fare gli auguri è semplicissimo, basta scriverci sui nostri social, pagina Facebook, pagina Instagram, Cusano Italia TV. La nostra social media manager Leslie, che io saluto, mando un bacio perché è bravissima, è sempre lì col telefono, col tablet, giorno e notte, giorno e notte. Il fidanzato pensava che avesse un amante, invece no, lei era semplicemente a leggermi, capite? Ecco. E allora, gli auguri li abbiamo fatti. Che manca, Daniele? Che facciamo? Che vuoi fare? Vediamo se sei attento. Io sono pronto a tutto, basta che mi chiami quello che vuoi. Ecco, il disegno del giorno. E voilà, guardate che bello, ma guardate che romanticismo. Elisabetta ci manda questo bellissimo tramonto fra due innamorati. Tra l'altro ha partecipato ad un contest online e so che ha anche vinto. Guardate che bello, tutto con i toni del rosa. Mi ricorda un po' dei disegni che facevo io, non così belli, ma insomma, come dire. Bello, bello, bello. Bene, 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 andiamo avanti, perché qui oggi la puntata è bella ricca. Abbiamo una ricettina da preparare insieme con un ospite speciale che secondo me oggi ci farà divertire da matti. Germoglio di Single, lui. Napoletano trapiantato a Roma, all'età di 14 anni inizia con l'hip hop sino ad arrivare alla danza classica, contemporanea e moderna. È a 19 anni però che si avvicina a quella che poi sarebbe diventata la sua più grande passione, la Hills Dance. Lavora in diversi locali per l'Italia, tra cui il noto locale romano Mucca Assassina. Prende parte a numerosi spettacoli ed eventi, oltre ad opere teatrali, filmiche e video musicali. Durante il lockdown crea una pagina Instagram Germoglio di Single, fatta di contenuti leggeri e sopravvissuti le righe, che però spesso contengono messaggi forti e di rottura. Conduce una trasmissione su Radio Stonata e una rubrica settimanale TV su Telelazio Nord. Oggi, in esclusiva per Cusano Italia TV, è i fornelli con Manuel Bartolini. Signore e signori, Germoglio di Single. E allora che piacere, benvenuto, come stai? Tutto bene? Tutto bene, grazie mille. Che grazie, presentazione. Grazie, hai visto? ma non è che poteva essere da meno. Mi piace. Noi ci siamo conosciuti sui social, l'abbiamo sì. beccato, abbiamo scovato, abbiamo riso per una settimana e poi ci siamo detti, ma Germoglio di Single deve venire qui. Assolutamente. E sono arrivato. Sono arrivato. Germogliato. E sei germogliato. Sì. Allora, mi dicevi che tu in cucina, diciamo che... Lavi i piatti. Lavo i piatti, lavo i piatti, anche perché in realtà Germoglio di Single nasce così, perché non so se sai la ricetta della Canalis. Come il petto di pollo. Il petto di pollo. In realtà il primo giorno in lockdown io ho provato a fare il petto di pollo sul mio profilo personale, è piaciuto, sai che c'è? E sto facendo le ricette. Ed è lì, dice, cominciamo le ricette. Germoglio di Single, sì. Tu ci stai abituando e ci hai fatto compagnia per tutta la pandemia sì. con questi video che ancora tra l'altro continuano ormai. Sì, ormai, sì, sì. Non mi fermo a fare insomma. Dove solitamente in genere la sera io ti vedevo proprio qualche sera fa mentre lavavi i piatti, chiacchieravi con noi, sì. ci raccontavi un po' la tua giornata. Ma perché sono famoso? Perché faccio ricette molto complicate, tipo riso, scoli, metti nel piatto, tonno, giri, magni, oppure il riso con rucola e limone. Mi piace tantissimo. Come sì, fatto? Buonissimo. Riso, rucola, limone, e giri. Buonissimo. Allora, se voi andate su Instagram, trovate Germoglio di Single, noi ce l'abbiamo, per chi ancora non ti avesse scovato, potete seguirlo. Fa tantissime, fa di tutte e di più praticamente.
fra appuntamenti e poi anche i tanti lavori che fai, perché tu sei un ballerino, sei un conduttore radiofonico, televisivo, sei un artista a 360 gradi, trovate anche le storie in evidenza, proprio lì trovate la sezione, diciamo così, cucina con le tue ricette. Sì, esatto. Mi piace. A 12 stelle Michelin. Eh? A 12 stelle. E infatti sei arrivato tu, capito? E infatti poi siamo arrivate noi. Come va questo rapporto con i social? Ah, con i social? Con i social molto molto bene, devo essere sincero, è nato un po' per caso. In realtà non me l'aspettavo, anche perché grazie che hai detto insomma le varie cose che faccio sono nate tutte un po' per caso, quindi la radio è partita per caso, la TV anche, le serate al latte fresco adesso su Roma anche per caso, e quindi happy germoglio! Tutto un po' per caso. Sì. In germoglio di single, questo nome quando e come nasce? Allora, nasce perché in realtà germoglio intende proprio la rinascita. Ok. E soprattutto perché non ha un genere definito, quindi quando vedi il germoglio tu non riesci a capire esattamente il genere, che cosa diventerà, e quindi quello che sono io. E poi anche perché è una parola che quando la dico mi fa sorridere, quindi quando sull'account cerco di sorridere di me stesso dando dei contenuti molto leggeri, facendo sorridere le persone. Beh, intanto stiamo vedendo pure le diverse interviste che ti hanno dedicato, addirittura ce n'è una che arriva dall'oltreoceano, Sì! Hai fatto un po' di chilometri, diciamo così. Caro germoglio di singolo, quindi, se ho capito bene, in cucina così e così. No, quasi zero, ma... Vita sentimentale, abbiamo detto single, ma noi abbiamo una soluzione per te. Noi abbiamo una soluzione per te. Io direi che ripartiamo da te, ripartiamo dalla cucina con una ricetta pensata appositamente per te. Io immagino che, come tutti coloro che in cucina non se la cavano benissimo, vanno dalla pasta col pesto alla pasta col tonno, giusto? Stai a casa mia e non me ne so accorto. Ecco, e allora vediamo pure la grafica della ricetta che oggi prepareremo insieme, che abbiamo pensato apposta per te. Tagliatelle al tonno per single ancora per poco. No! Noi ti faremo cambiare il tuo nome d'arte, va bene? Questa sarà una ricetta che sì che è col tonno, però sarà gourmet, capisci? Mi piace. Per cui magari, come dire, potresti conoscere il tuo partner proprio, come dire, prendendolo per la gola. Gola. Bravo. Ah. E allora io direi, mettiamoci pure all'opera e partiamo dalle tagliatelle che farai direttamente io. Farai tu. E allora, abbiamo detto, vediamo la lista degli ingredienti perché poi mi sono fermato sul titolo. Per la pasta, 200 g di farina di tipo 2 e 2 uova, semplicissimo. Poi ci divertiamo con il condimento, con il tonno al naturale in scatola, quindi vai al supermercato e tranquillamente lo trovi. Le olive nere snocciolate, queste purtroppo non le abbiamo trovate, quindi sarai tu adesso a togliere. Ah, devo snocciolare? No, sto scherzando. Poi, 80 g di pomodoro secco, l'ho tolto, ho messo i pelati perché... Ah. Comunque il pelato c'è sempre il suo perché. Esatto. Poi uno spicchio d'aglio, ciuffo di basilico e ancora olio extravergine di oliva, sale quanto basta e pepe quanto basta. Io direi, mettiamoci super all'opera. Questa è una ricetta, tra l'altro, di Alessandra Osile, food blogger, bravissimo, che tanto nostro ospite. Cominciamo con le tagliatelle. Lì abbiamo la farina. Sì. Ok, sono all'incirca 200 grammi. Tu adesso, hai mai fatto la pasta fatta in casa? Mai. Allora, ok, quindi questa sarà la tua prima volta. Quindi attenzione in studio, raga, perché ecco. Farò un casino. Vuoi i guanti? Mi hai detto di no perché va a mani nude, capite? Sì, ecco, la vita va presa così. Allora, tu adesso devi prendere la farina e devi fare una fontanella qui. Oddio, cioè tipo scaravolto? Cioè, no, devi fare una montagnetta, perdonami. Quindi metto con la mano proprio? Guarda, un po' come vuoi, nel senso... Basta che fai una montagnetta, puoi farla con la mano, vai, ci piace, puoi farlo con tutta la ciotola, ok, bravo, ok, esattamente, vedete che poi piano piano arriva, ognuno essendo trova, napoletano mi ricordo il trova Vesuvio, la sua strategia, capito, quindi... Esatto, devi fare un piccolo Vesuvio, come lo chiamate, o creatore, come lo chiamate? Se non lo so, Vesuvio, no? Ah, ok. In modo diverso, non mi ricordo. Tutta. Ma sì, dai. Vai, tutta. Crepi l'avarizia. Sì, ok. Faccio un po' di cratere. Ok, togliamo pure questa qui. Adesso fai un buchettino al centro, perché lì, in questo buco, dovrai far ospitare due uova. Ok? Rompere le uova. Devi rompere le uova. Sì. Devi sapere che quando rompo io le uova succede tipo sperepem. Allora, puoi utilizzare la ciotola, ti puoi aiutare con una forchetta, puoi fare come vuoi. Con la forchetta. Non sia mai, 12 come stelle, appunto. E allora vai, rompi pure il tuo uovo. Io ce l'ho fatta, però l'ho combinato. Tranquillo, buttiamo tutto dentro. Perfetto, non ti preoccupare, adesso aggiustiamo noi
Lì ci mettiamo un po' di farina, ragazzi. Passo dietro il germoglio di single. Non ti preoccupare, ti metto un po' di farina e poi lo recuperiamo. È successo anche a me la prima volta che ho fatto la pasta fatta in casa, eh. Stai tranquillo. Adesso... Sì, dovrebbe arrivare l'altro. Dovrebbe arrivare l'altro uovo, esatto. Dovresti facciamo rompere così anche l'altro uovo, sempre lì dentro. Ce la farò, ragazzi, ce la farò, ce la farò. Mi raccomando con l'albume. Vai. Che l'albume non c'era più. Anzi, sai che facciamo? Adesso io ti prendo un altro uovo e ci mettiamo anche un po' di albume, perché altrimenti non ti viene. Tu hai detto che la pasta fresca non l'hai mai fatta. No, infatti si vede. Certo. Ok, allora, con una forchetta comincio ad amalgamare il tutto. Con la forchetta? Se vuoi, sì. Tu sei proprio sicuro? Tu sei proprio sicuro che sì. Mi vuoi far vedere così a cucinare? Vedrai. Ragazzi, cioè, la prima volta è un po' così. Non ho più imbranato di la prima esiste, volta ragazzi. È un po' così, però poi dopo, ecco qua, ti metto un po' d'albume. Vedi, perfetto. Io. Ok. Ok. Pezzo di rosso. Vai, ti ho aiutato, eh. Oh, grazie. Okay. E procedi. Puoi anche abbandonare, quando vuoi puoi abbandonare la forchetta, quando ti senti pronto, e vai direttamente con le mani, senza problemi, ok? Suono. Adesso vedrai com'è bello, piano piano che l'impasto prende forma, sentirai il panetto bello morbido. Piano piano, no niente, non ti vedo convinto, però, però ok. Mi preparo un po' di farina qua, perché sicuramente ne avrò ti bisogno. Servirà. No, perché la cucina in realtà ma mi affascina particolarmente, perché in realtà, anche se non sembra, sono un magnone. Quindi okay. Mi piace tanto mangiare. Ti piace? Ma cucinare faccio da sempre, schifo totale. Ho capito. Sì, i miei amici venivano a casa. A casa io... chi cucinava quando eri piccolino? E mia madre mi ha sempre cucinato cose molto basic. Vabbè, quindi è una cosa di famiglia. Esatto, diciamo. Quindi ciao mamma. Mamma si chiama? Anna. Che la salutiamo, la signora Anna. Ciao mamma, però adesso sarà orgogliosa. Ah, ok, bene. Adesso nel frattempo anche lei è diventata chef. Sì, esatto. Non lo sai, presente le mamme napoletane che fanno la pasta a casa? Infatti è strano, eh. Mia mamma no. No, vabbè, una mamma no, chiaramente... Abbiamo origini genovesi, capito? Ah, ecco. Quindi tu dici almeno il pesto? Infatti niente. Lo usa in scatola. Pesto alla genovese. Mamma è genovese? No, mia nonna era genovese, quindi la mamma di mamma. Ok, quindi in realtà le origini sono quelle lì e insomma... Hai ripreso un po' quello. Allora, sì. Io ti do un po' di farina perché secondo me ce n'è bisogno. Ok. Vai e procedi pure. Okay. Bene, quindi abbiamo detto che in famiglia così e così, però va bene così. Hai fratelli, sorelle? Sì, perché siamo una famiglia allargata, quindi ecco. In totale siamo sei. Ma che bello. Che tu dicevi, la TV a casa non c'era? No. E no, a parte gli scherzi, siamo sei, quindi mamme diverse, papà diverse, eccetera, ma ci amiamo tutti quanti. Questo è molto, molto bello. Allora, durante la pandemia ti metti davanti Instagram e cominci a fare queste dirette che hanno subito un bel successo. Un bel riscontro, eh? Sì. È partito un po' così, per gioco. Per gioco, come mi dicevi tu. Sì, perché in realtà sono stato fidanzato per tempo, convivevo e finisce questa storia, insomma, duratura, ciao. E quindi mi rinchiudo da solo in casa, in un monolocale, dico tanto sto sempre fuori casa, tra la danza. Certo, non ho bisogno di, perché poi tu... Sei un ballerino, abbiamo detto. Ci si prova, ci si prova, sì. E quindi ho detto, mi prendo questo buco, 26 metri quadri, e dico tanto quando ci starò a casa. 26 metri quadri di germoglio di single. Esatto, e 26 metri quadri presi a febbraio. A io, febbraio. Sono single, ma già... Marzo il 9 lockdown. Marzo, lockdown. Che faccio? E niente. O davo le testate nel muro, oppure... Ho iniziato cerchi nel profilo di... con prima i petti di pollo alla Canalis, se hanno riscontrato come successo. No? E poi il petto di pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. Esatto. Comunque ti dirò, anche lì io conosco qualcuno che riesce anche a bruciarli, eh. Cioè non diamo mai nulla per scontato, ecco appunto tu. Non diamo mai nulla per scontato, Come va l'impasto? Lo sento tipo gommoso, è normale. Lo senti un po' gommoso. Allora guarda, ti metto un po' di farina sul piano di lavoro. Alza un pochino. Ok. Vai e procedi. Ok. Bene. Sì, e poi ogni giorno facevo un post, quindi tutti i giorni dell'inizio della quarantena facevo un post, quindi mi sono divertito a fare Pulp Fiction, ho fatto Achille Lauro, con tanto di... che si levava la cosa e rimaneva solo col body, insomma. Di più. Io però utilizzavo l'accademico, quello di danza classica. E... Oggi invece sei nelle vesti di Blanco. Sì.
Ciao Blanco. Stiamo scherzando. No, che ricorda un pochino, ma devo dire adesso, da dopo di lui, da Sanremo, la vediamo tantissimo, sì. Molto ricercato questo modello, sì. di maglia. A me bella. Piace particolarmente e poi mi sto affezionando moltissimo ai kimono. Ai kimoni, dai. Sì. Sì, sono carini. Ho quindi... capito. Adesso questo rientra un po' nel tuo look, diciamo. Sì, dai. Allora, tante le collaborazioni, radio, TV, scusate se sbircio, radio stonata con Mattia Zuffellato. Sì. Monday stonato, giusto? Sì. Mattia che saluto. L'altra sera. Grazie. Sì, Mattia che saluto, che in realtà è lui che, venendomi in una diretta, mi ha detto: ma hai mai fatto radio? E io ho detto no. E quindi ho detto, ti va ad iniziare? Ho detto... Aciderbolina. E quindi ho iniziato ed è partita questa collaborazione tutti i lunedì dalle 20 alle 22 su Radio Stonata. Mm-hmm. 20 alle 22, dalle sì. 20 alle 22 su Radio Stonata. Poi se voi andate su Instagram di Germoglio di Single, anche di Soglia, va bene, mi piace. Di Soglio. Di Sogliola. Se andate su Germoglio di Single trovate poi tutti i contatti su come seguirlo. Quindi radio e poi anche TV, Telerazione del Nord, dall'altro con un nostro carissimo amico che salutiamo. Gentilissimo. Ciao Crassim. Crassim che seguiamo anche lui da fa una trasmissione che si chiama Vieni stai con me. Stai con me. Sì. Lì faccio una rubrica che ha a che fare più che altro col gossip, quindi il lato un po' più mio gossiparolo, che anche mi piace andare un po' sul trash, mi piace tantissimo, perché io penso che in realtà la gente che guarda dice no, il trash non è utile. Ma a parte che non è vero, appunto, ma poi bisogna essere preparati anche lì, No, ma mi piace perché in realtà ti permette di separarti dalla realtà. Ma quindi certo. Darti quel tocco di leggerezza che secondo me nella vita di tutti i giorni, soprattutto in questo periodo, serve. Come va questo impasto? Ma lo sento meglio. Lo senti meglio? Sì, tu che dici? Anche secondo me, diciamo che cosa ti trasmette? Com'è, più morbido rispetto a prima? Molto più morbido. Allora, prova a lavorarlo, bravo, così come stai facendo. Proprio con i gomiti, questo è un segreto. Vedi? Ma perché in realtà ho sbirciato, non è vero? Ah, ecco, hai già sbirciato, hai già fatto delle ripetizioni, di la verità. Ma questi sono gli anni e anni che io in realtà adoro guardare la gente cucinare. Mi piace tantissimo perché mi piace mangiare, ma non ho mai cucinato io. Mai. Ecco, in una delle tue ultime video ti ho visto spesso il lunedì mattina fare tante. Sì, perché il lunedì. Che rapporto hai con lunedì mattina tu? In realtà il lunedì parte proprio, da lì parte poi il Monday Stonato, che ho iniziato praticamente questa specie di, come dire, rubrica che si chiama Monday Germoglio. Esatto. Quindi ogni lunedì io te lo faccio prendere meglio. Che detta così tu dici a doppio senso? Sì, è a doppio senso. È a doppio senso, sì, però comunque è come prendere il lunedì nel verso giusto, perché chiaramente è il primo giorno della settimana, no? E siamo tutti un po' più, ecco. Ti abbiamo visto anche in un videoclip musicale. Sì. Ti abbiamo visto, ce l'abbiamo. Adesso andiamo, eccoti qui, andiamo a sbirciare in caffè e latte. Com'è stata questa esperienza? Veramente bella, sta continuando la collaborazione con Caffè Latte, quindi non spoilerò nulla, ma ci saranno anche altre novità. Okay. In questo momento vediamo la Simonta, che anche lei ha preso parte al video musicale. E è stato molto bello perché in realtà io credo che Caffè Latte sia un'artista completa, quindi oltre a scrivere dei pezzi eccetera, canta benissimo ed ha uno stile molto simile a quello che piace a me danzare. Che ti ritrovo. Eccola un po'. Qui. Wow, io vicino a lei, cioè sparisco, capito? Certo, guarda che orecchini. Sì, no, lei è veramente bella. Ciao amore. Bene, andando un pochino avanti, poi dopo ti sbirciamo, ecco, tra un po' vediamo anche il nostro germoglio di Single. Sì, tra un po' esco. I suoi outfit sono sempre... Eccoti qua, col capello blu lì eri. Sì. Eccoti che balli. Sì. Questo capello blu? Ma in realtà mi piace molto giocare con i capelli, adesso sono diventato black semplicemente perché stavo cominciando a perdere. Ah, ok. A furia di decolorare, secondo me mi sono un attimo fermato. Come va? Ma in realtà, a parte questa cosa che è normale. È tutto normalissimo, okay, perfetto. È tutto normalissimo. Io la mia prima esperienza sono. Giustamente. E allora, facciamo così. Ecco, secondo me ci siamo, sai, possiamo quasi passare, ma io direi di sì. Alle maniere dure adesso, a quelle forti, passiamo al mattarello, adesso puoi iniziare a stendere la pasta. Ok, piano, con mattarello. Okay. Sì, la dobbiamo stendere. Quindi devo andare così? Però adesso, a parte gli scherzi, vai così, piano piano, a parte gli scherzi, cioè solitamente tu la sera che cosa prepari? Devo essere sincero? Sì.
Allora, la sera a cena di solito mangio un secondo con un contorno. Ok, quindi petto di pollo di Elisabetta Canalis. Petto di pollo in realtà non tantissimo perché puzza. Cioè, nel senso, quando lo fai in un monolocale fa... C'è ragione. Quindi c'è devo ragione. Dormire, soprattutto in quest'ultimo periodo dove tieni chiuso perché fa freddo, certo. No? Quindi vado di cordon bleu. Ok. Di cotolette di pollo. Come fai tutto? Che... Ma non le friggo. Che hai la friggitrice ad aria? No, le metto in padella. In padella, vabbè. Qui immagino proprio. Allora, io intanto qua ho acceso l'acqua dove poi andremo, si spera, a cuocere queste tagliatelle che prima o poi dovremmo riuscire a fare. Vai, stendi. Che io sono imbranatissimo. Ma no, ce la faccio io, vedrai. Comunque tu devi sapere che io sono una persona a cui piace tantissimo avere sempre un piano B. Quindi qualora qualcosa dovesse andare storto, germoglio di single, ce l'abbiamo già pronte. Mi piace. Ma io sono sicuro che ce la farai. Va bene. Io sono contento che tu creda. Tra le tante cose che fai, ti diverti anche a fare un sacco di belle fotografie di shooting. Sì, ti abbiamo visto già su Instagram. Eccoti qua, qui dov'eri? Allora, qui ero in zona più o meno Boccea, quindi Roma, cioè avevo il mio vicino alla kimono. Nostra sede principale, tra l'altro. Vedi che avevo lo stesso kimono. Avevi lo stesso kimono, sì. Però avevo capelli blu e poi in realtà, guarda, quando mi metto... Allora, io succede una cosa con i fotografi. Sì. I fotografi molto spesso fanno questo, mi guardano, guardano in fotocamera e poi mi guardano così. E guardano in fotocamera. Perché se vedi in fotocamera io sembro più grosso, più figo e... No, è vero, non sto scherzando, guarda, sembro grosso, figo e alto. E quando mi presento tutti quanti mi guardano e mi dicono, ma sei te il germoglio? Sì, sono io il germoglio. E quindi mi sono accorto che in realtà in foto vengo bene. Ecco, sei fotogenico. Sì, abbastanza. E quindi è iniziata questa collaborazione con Antonello, che ringrazio. Abbiamo fatto anche da poco un altro shooting. Ecco qui ancora. Sì. E queste foto sono uscite anche su un editoriale di Los Angeles. Di Los Angeles, capisci? Sì, sono arrivate lì in America e quindi... Senti, e questi costumi li prepari tutti tu? Ti aiutano? No, li preparo tutti quanti io e alla buona, perché in realtà non è che non cucio, non faccio nulla, quindi sistemo... Quelli che sono delle cose che già ho, metto insieme un po' di pezzi e creo questi outfit che penso e spero mi stiano bene. Poi ok, stendi pure. Bene, allora intanto nelle foto l'abbiamo visto con uno stivale bianco e lo stesso kimono. Allora il kimono è lo stesso, abbiamo cambiato però la scarpa. Sì, questo è l'attacco che c'ho sotto, attacco da battaglia. Ce la facciamo? Certo. Qui. Signori, qua roba seria. Allora, continuiamo a stendere. Intanto, per chi si fosse collegato magari solo adesso, facciamo rivedere la grafica della nostra ricetta. Tagliatelle al tonno, per singolo ancora per poco. Questa è la ricetta che vi farà trovare l'amore. 400 g di pasta. La pasta la fate con 200 g di farina di tipo 2 e 2 uova. Per il condimento poi ci divertiamo con 320 g di tonno al naturale in scatola, 80 g di olive nere snocciolate, 80 g di pomodoro secco oppure pelati come in questo caso, uno spicchio d'aglio, un ciuffetto di basilico, olio evo extravergine d'oliva quanto basta, sale quanto basta e pepe quanto basta. Questi sono tutti gli ingredienti che ci occorrono per preparare la ricetta di oggi. Allora, no, è carino. Allora, provo a girare il mattarello e a stenderla anche da questi lato. Altri lati, perché dovremo raggiungere una sorta di sfoglia più o meno fina, quasi da mezzo centimetro. Probabilmente dalle tagliatelle oggi mi sento che passeremo alle pappardelle, però qualcosa vi assicuro che verrà fuori, insomma, in un modo o nell'altro. Il venerdì sera ti vediamo al latte fresco. Sì. Una bella famiglia, devo dire. Io conosco, abbiamo intervistato Cristina Prenestina. Sì. L'abbiamo intervistata per un altro programma, sempre per questa rete. E tra l'altro la salutiamo e la invitiamo, la aspettiamo a cucinare qui, perché secondo me lei è brava invece in cucina, vero? Lo sai, non lo so, però secondo mi dà me l'idea... mi dà qualcosa di. Mi dà l'idea, capito, di una che si può mettere. Sai che tra l'altro ci siamo incontrati in vacanza? Davvero? Sì, ci siamo incontrati ad agosto al mare, sì. Ah, hai capito, sì. la Cri. Io ero senza occhiali, senza lenti, e in un certo punto mi sono sentito chiamare, poi chiaramente era in borghese, quindi capisci che è un po' più difficile riconoscerla. Sì, no, è una bellissima famiglia, veramente ho trovato una realtà veramente molto molto inclusiva. Bello, tanto inclusiva, molto bello. Infatti è bello vedere anche...
proprio la gente che viene alle serate, che poi ti scrive in privato, e rimangono tutti folgorati proprio da questo, dall'inclusività che c'è, dal clima che palco. Si respira. Sì. Quindi, tra l'altro tutti giovanissimi siete. Sì, abbastanza, dai, ci proviamo. Ti sto facendo stancare? No, ma corretto? È correttissimo. Sì. Più me la allarghi, meglio è. Adesso sembra più una patata. Vai, vai, sì. allarga. Che detta così, la patata è brutto. Vabbè, brutto. Allora, dicevamo. Oggi. Allora, intanto qua, vediamo a che punto sta l'acqua. Ecco, l'acqua piano piano sta arrivando a temperatura. Noi adesso che cosa facciamo? Continuiamo bene a stenderlo. Devo dire che adesso, ecco, ti vedo già più a tuo agio, secondo me hai già capito. Vedrai tu che mi diventi pure food blogger. Sì, guarda, proprio. È proprio l'ultima cosa. Speciale pasta, che... catering e banqueting, il germoglio di Single. Facciamo così, mio caro germoglio. Io sì. Direi che noi adesso ne approfittiamo, mentre tu ancora continui a stendere, ne approfittiamo. Ce ne andiamo qualche minutino in pubblicità, dopodiché torniamo con germoglio di Single e finiamo la ricetta. A tra poco! Di nuovo bentornati in onda, eccoci qui, ci siamo lasciati pochi minuti fa in compagnia di germoglio di Single. Ballerino, cantante, conduttore radiofonico, televisivo, intrattenitore, che altro non ho detto? Ma no, cantante poi io sono stato anche come cantante, la campana. Dai, modello, che cos'è, sì. Che cos'è che non sai fare? No, perché in realtà ci prova a fare tutto. Ci prova a fare tutto, oggi anche a cucinare. E allora, rivediamo al volo la grafica della ricetta che stiamo facendo oggi in compagnia di germoglio di Single, queste tagliatelle al tonno per Single, ancora perché poco. La ricetta che vi farà trovare l'amore. Pasta, 200 g di farina di tipo 2 oppure 2 e 2 uova. Poi per il condimento, chiaramente la pasta che abbiamo fatto, il tonno al naturale, le olive nere snocciolate, 80 g di pomodoro secco, uno spicchio d'aglio, un ciuffo di basilico, olio extravergine quanto basta, sale quanto basta e pepe, chiaramente. Un po' di pepe nella vita ci vuole o no? Ha voglia che ci vuole. Sì. Ci vuole un po' di pepe. Per forza. Bene. Ok, io direi che ci siamo. Sei stato molto, molto bravo. Eh? Guardate qua che meraviglia che ha creato. Non c'è trucco, non c'è inganno. La Queen del Mattarello mi chiamava. Bravissimo. Ecco. Vedrai che oggi tu ti faccio cambiare. Faccio cambiare mestiere. Guardate che meraviglia. Adesso arriviamo al momento del taglio. Ah! Tipo il taglio della torta? Arriviamo al momento del taglio. Come si fa? Come si tagliano le tagliatelle secondo te? Dritte. Cioè tu dici prendo il coltello e vado. No. Come una squadra. Sì. Non proprio. Allora, innanzitutto ci dobbiamo munire di un coltello dalla punta arrotondata. No, non è vero. Un coltello. Ci vuole un bel coltello. Poi come si fa? Allora, devi piegare un lembo di qua e un lembo di qua. Un pezzettino. Poco. Sì. Tipo così. Un po' di più. Non avere paura ancora. Ok. Vai. Ok, fai la stessa cosa di qua. Ah, devo fare tipo un calzone. Così. Ok. E poi ancora, chiudilo. Devo riandare così? Mm-hmm. E l'altro, se ce la facciamo. Sì, vai. Ah, tipo una crepe. Tipo una crepe. Mi piace. Ok. Sì. Adesso, che si fa? Questa cosa è geniale. Con il coltello. È chiaro che se le fai fine, facciamo? Gli spaghetti. Le tagliatelle. Se le fai più spesso, facciamo? I maltagliati. Le pappardelle. Tu cerca di fare una via di mezzo, così non sbagliamo, ok? Cioè, quindi né troppo piccolo né troppo... Né troppo piccolo né troppo grande, perché poi un attimo. Così vanno bene, vai. Ma devo andare così, sbam. Vai, taglio deciso. Verranno tutte diverse. Va benissimo, così sono artigianali. Mi piace. Ok. No raga, non ci credo, cioè, sto cucinando. Le tue prime tagliatelle, pappardelle, germogliate, come le chiamiamo? No, poi hai scelto il tonno che in realtà è uno dei miei piatti preferiti, perché in realtà prendi la scatoletta, la scaravolti. Ma certo, è facile, no? Con poco si prepara. Intanto preparo qua una bella padella, perché adesso ci dobbiamo divertire a preparare anche il condimento. Allora. Anche se secondo me nella singletudine si può rimanere anche così, eh? Bisogna per forza trovare marito, moglie. È vero, hai ragione. Io mi sono riscoperto. Diciamo che questa è una ricetta che, come dire, per chi?
non è molto abile in cucina, sì. Con poco, sì. Con poco, gliela butti un po' in caciara, che siano amici, che sia quello che vuoi. Non, almeno non prepari il solito piatto con col tonno, la solita pasta col tonno. Che fa dici, molto la faccio studente, un po', capito? Invece così dice, mamma mia, capito? Che ricetta gourmet che si è inventato. Hai vediamo capito? Un po' dove siamo arrivati, fammi vedere. Allora, teoricamente, dammi questo coltello, vediamo, Vediamo la magia. Se si fa. Che ovviamente non sono arrivato fino alla fine. No, ci siamo, ci siamo. Ok. Vedi? Questa è una. Ah! Chiaramente era più piccola perché... Solo perché... Ecco, dai! Vedi? Solo per quel motivo. Però queste qui sono le tue prime, mamma le tue primissime mia. Tagliatelle. Le mie figlie. Le tue figlie, che adesso le apriamo e le lasciamo così un pochino asciugare. Ok? Voilà. Vai, bellezza. Continua pure. Per me va bene così con il taglio e bastano anche queste. Ah, ok. Sì, quindi sì, continua ad aprirle. Apri pure queste. Io intanto mi provvedo un pochino qui per il condimento, uh-huh. Mentre tu apri le tagliatelle. Che cosa facciamo? Allora, prendiamo olio extravergine d'oliva. Un filino. Accendiamo la padella. Segui, Sì, sì. Questa poi la devi rifare tu e mi dirai. Uno spicchio d'aglio, tavoletta. Sullo spicchio d'aglio ho Vai. Un dubbio. Okay, ma prego. Bisogna fare quella cosa che fanno ogni tanto in cucina Pam. Le nonne che lo schiacciano. Ma sì, fa sempre la sua scena. Ah, ok, quindi non è che è tanto utile. No, no, ha la sua utilità perché o lo puoi aprire in due oppure lo schiacci. Ah, ok. Pensavo che fosse solo una cosa, capito, scenica, no, no. Così. Ok, così. Povero aglio. Lo facciamo rosolare qui nell'olio. Giusto qualche minutino. Lì come vanno? Vedi che belle? Che hai fatto? Una l'ho tipo Non fa niente. Però vabbè, dai, simpatica. La carina. Lasciamo così. Allora, qui intanto facciamo andare lo spicchio d'aglio. Dopodiché procediamo con il resto degli ingredienti. Abbiamo detto il tonno, tranquillamente, quello del supermercato in scatola. Al naturale, abbiamo detto? Al naturale. Ok. E poi abbiamo i pelati, le olive nere, pizzico di sale, pizzico di pepe e chiaramente qualche foglia di basilico fresco. Ecco, una cosa che potresti fare, potresti iniziare a coltivare una bella piantina di basilico fresco su una tua terra, su un tuo balcone. Basta un po' d'acqua la sera, una finestra, quello, qualunque cosa tu abbia. Devi sapere che in realtà il mio nome, Germoglio di Singola, attira molto spesso persone che arrivano sui social che pensano che magari io abbia a che fare con la botanica. Ho capito. E in realtà no, perché con me muoiono anche le piante grasse. Beh, quella è l'unica cosa che ancora ti manca. E quindi no, diciamo che le piante... Però in realtà fuori al balcone per adesso ho dell'edera. Dell'edera, va bene. Che cresce. Che cresce da sola, quella spontanea. Esatto, allora, l'aglio l'abbiamo fatto un pochino rosolare nell'olio, adesso vado a mettere questo tonno, vedi? Semplicissimo, proprio quello che trovi al supermercato. Senti che odore. Senti che profumo. Mettiamo tutto, che ci abbiamo fame oggi. Io intanto vorrei andare da Daniele in regia, che oggi ci ha abbandonato. Eccomi. Daniele, che mi dici di questa ricetta? E che te dico? Innanzitutto delle tagliatelle, addirittura, come così? Cioè, detto così, insomma, cioè, che te dico? Niente, oggi non hai parole, fammi Sto capire. Sto osservando le tue capacità. Attentamente, immagino. Sì. Che stavi osservando attentamente. Il tuo modo di insegnare. Tu mi sembra che la fai la pasta... No. La pasta a mano, no? No. Ma non ho capito, qual è la battuta? Dice tu che insegni a lui ti fa ridere? No. Io che insegno a lui? Ho detto ero attento. Ah, eri attento? Sì. Ho capito. Così la rifà. Certo. Sì. Allora, io intanto tolgo l'aglio qui. Ok. Perché voglio dire... Che, cioè, se poi devi invitare qualcuno... Capisci. Però se l'ho mangiato in due. Pure questo è vero. Ma guarda che belle quelle tagliatelle. Dici la verità. Questo tonno piano piano è andato, sta andando. È arrivato il momento dei pelati. Io so che tu... con i pelati hai comunque un rapporto, cioè nel senso ti vediamo le ricette spappolare i pelati o no, dove vai?
Ti abbiamo visto una ricetta che facevi la matriciana? Sì, no, perché dicendo che con i pelati ho dei rapporti. Sì, no, a parte gli scherzi, io la matriciana, che è l'unica cosa che so fare, che quella mi riesce proprio buona, davvero. Prendo i pelati e li a Roma si dice sfragno con le mani. Quindi metto dentro le mani e pam 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 rompo tutto. E invece... Oggi questa cosa te la evitiamo. Sì. Però magari ti guarda, te lo faccio fare con una forchetta. Va bene, mondial casetto. Più elegante. Ok, quindi così. Che solitamente faccio Altrimenti potete mettere, non so, i pomodori normali fatti a pezzettini, potete mettere anche la passata teoricamente, però secondo me i pelati hanno il loro perché, diciamo così, sono più buoni, sono sempre più buoni. Poi insomma, voglio dire, i pelati sono sempre, no? Hanno sempre avuto, come dire, la sfortuna, cioè, non è colpa loro. Un po' di concentrato di pomodoro, ma non si prende in giro però, tu devi sapere... Ma a me piacciono i pelati. Allora, io avevo un nonno che aveva era un po' dandy quando era giovane e aveva tanti capelli tutti pettinati così all'indietro. Certo, un giorno un calzolaio pelato gli disse: se ti tagli i capelli ti regalo un paio di scarpe. Ma se te li tagli te diventi calvo? L'ha fatto? No. Ah, hai capito. Vabbè, continuiamo invece con la nostra ricetta, se no qua ci perdiamo, giustamente. Allora, filo d'olio, abbiamo messo l'aglio, il tonno, i pomodori pelati che piano piano stanno andando e schiacciato bene i pelati. Adesso io ti passo qua queste olive. Perché io vado matto delle olive. Le facciamo un aperitivo. Sì, mi piace, adesso. No, non è vero. Dobbiamo tagliare le olive. Mi piacciono tantissimo. Dovresti fare le olive un po' a pezzettini. Le faccio qua. Dove vuoi. Ok? Sì. Li fai a pezzettini piccolini. Ma pezzettini tipo così? Anche così vanno bene, sì. A quattro. E poi dopo, e poi dopo li aggiungi. Li aggiungiamo qui. C'è parecchio. Abbiamo messo troppo tonno forse, sai? Sì. Ma no, va bene così. Ci piace però. Viene abbondante. Senti, ma tu sei più da dolce o da salato? Da dolce. Più da dolce. Il tuo dolce preferito? Cheesecake. La cheesecake come? Cheesecake, ci sono vari metodi. Sai che in realtà la cheesecake, a parte che mi riferivo ai gusti. Ah, scusami. Però, no, figurati, tanto ormai abbiamo capito la ricrescita bionda. In realtà, no, ma tu devi sapere, tu sicuramente farai la classica cheesecake, quella con i biscotti, la che compri, ok, ma comunque quella con i biscotti sottorotti e con il burro. Ecco, sai che in realtà la vera cheesecake newyorkese è cotta in forno? No. Sì. E come viene? È buonissima. Io ho un mio amico, per esempio, Roberto Cresca, che la fa spesso, e lui fa proprio la tipica... Quella cotta. Quella cotta. E quando va al ristorante mette in crisi praticamente tutti i camerieri, perché lui chiede, cioè, ma è quella cotta al forno? E lui dice, perché giustamente, perché non si sa. Eh no, perché io conoscevo quella cruda con i frutti di bosco. Tu, certo, con i biscotti secchi. Invece no, cioè, si fa proprio con una parte che va in forno. Però l'abbiamo buoni, anche preparata. Su. Pure buone crostatine, le nostre ricette italiane, anche se ormai la cheesecake ormai l'abbiamo italianizzata, cioè quando andiamo al ristorante c'è tiramisù, panna cotta e cheesecake, facci caso, vero. Allora ne tagli ancora qualcuna. Dimmi e due. Dopo direi che ci siamo. Invece da napoletano ti devo dire che tu dici napoletano la sfogliatella e invece non mi piace. Mi piace solo la frolla. Dimmi una cosa napoletana, un detto napoletano. Un detto napoletano? Una cosa che su e su. No, e macarona a sotto, no, a salsa sotto e macarona cop. Sarebbe? Sarebbe quando tu fai una cosa al contrario di come regolarmente andrebbe fatta. Okay. Metti la salsa sotto e macaroni sopra, giustamente. Esatto. Senti, ma immagino di sì. Disastri in cucina, come sei messo? Allora, io saluto la proprietaria di casa perché in realtà sono in affitto. Erano delle pareti bianche un tempo. E a furia di fare amatriciane è l'unica cosa che so fare. Ma ti è capitato di bruciare, di... Ma voglia, ho lasciato hamburger lì in padella per anni e sono rimasti abbrustoliti. Ecco, devo dire che succede anche ai nostri telespettatori, tant'è che ne abbiamo fatto una rubrica, io lo dico sempre, se vi dovesse bruciare la cena, il dolce non riesce perché mi manca un ingrediente, qualunque cosa, rideteci sopra, scattate una foto e partecipate a Cucinare Male. E
Ecco qua, oggi abbiamo questa torta. Abbiamo questa torta che ci manda Roberto da Bari. Una torta al cioccolato. È chiaro, no? È evidente. Che cosa è andato storto secondo te? La decorazione. La decorazione. Sembra, diciamo, non so se ti ricordi così. Il cartone animato Arale. Sembra c'era quella. Ma diciamo che sembra un cartone animato, dai. Sì, la roba così. Vabbè, no, sai che spesso però succedono queste cose. Sì. Però magari è buona. Non sicuramente, è... probabilmente è buona. Certo, così no, l'assaggeresti? No. Sinceramente no. No. Vai con le olive. Sì. Vai con le olive. Vai con le olive. Voilà, tocco di nero. Ok. Che odorino. Senti che profumino. Daniele, ma si sente anche di là in regia? Ancora no. Ancora no? Ancora no. Adesso vedrai che piano piano si sentirà per bene. Io continuo a mangiare le olive. Tu mangia le olive, intanto è mod aperitivo. A me piacciono tanto le olive. Tempo libero. Ad avercelo. Dai, dire così. No, 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 a parte gli scherzi, in realtà io dico sempre che le cose che faccio, le faccio nel mio tempo libero. Perché mi diverto, perché in realtà la danza per me è vita, è sempre stato così e tutte le cose che stanno arrivando adesso sono al di là della danza, quindi tutto quello che è al di là è proprio il mio tempo libero, quindi la radio, la televisione, è tempo libero, quindi mi diverto a fare quello. Manciata di sale, vado. Così, fum. E piano piano possiamo... Chi era quello che faceva così? Così. E piano piano possiamo procedere a mettere le tue belle italiane. Le olive non te le tolgo perché ho capito che... Ho capito che ti piacciono. Ma così? Vai. Mergo. Vai. Olè. Tutte? Tutte. E che ma è vero che la pasta fresca deve... Fa di meno, deve stare di meno nell'acqua. Sì, cuoce su, cuoce molto prima rispetto alla normale pasta. Quella secca. Non dura al supermercato, sì. Questo è vero. Okay. Anche se anche lì c'è sempre, non so tu, c'è sempre un problema con i tempi di cottura. Ah, innanzitutto a trovarli sulla confezione. Esatto, esatto. Gira di qua, gira di là, gira. Cioè, complicatissimo. Grosso, bello, grande, che uno lo capisce, no? I miei amici mi odiano perché in realtà quelle poche volte che vado a casa loro e cucinano, io dico, ma non hai guardato quando hai buttato la pasta? Perché invece ci sono alcuni miei amici che non guardano proprio, assaggiano. Non lo guardano e vanno ad occhio. No, bello. Su quello, lo so, su quello in realtà anch'io sono come te, metto sempre il timer. Il timer. Sempre il timer. E devo dire comunque non mi trovo mai. Manco io. Non mi trovo mai. Però mi piace molto al dente. A te piace al dente. Quindi in realtà scolo sempre qualche minutino prima. Anche perché a pranzo faccio sempre solo pasta. Ma guarda che belle queste tagliatelle che hai fatto, eh? Facciamo un applauso, veramente bravo, 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 bravo. Adesso ti faccio una domanda no, la domanda cattiva no, te la faccio più tardi. Ah. Da piccolo che lavoro volevi fare? Da piccolo il lavoro volevo fare, in realtà ce n'erano svariati, uno mi piaceva tanto l'avvocato come tipologia e infatti ho iniziato giurisprudenza, non l'ho portata a termine, però l'ho iniziata perché in realtà mi chiamavano l'avvocato delle cause perse, cioè appena c'era qualcuno che in difficoltà eccetera arrivavo io con i miei sproloqui e parlavo. E studiavi quindi... qui a Roma? E no, ero giù a Napoli. Ah, giù a Napoli. Giù a Napoli, sì. Poi ho smesso, sono arrivato che tipo quando inizi a fumare smetti, ok? E a Roma come ci sei arrivato? Ci sono arrivato per il DAMS. Ah, perché hai fatto il DAMS? Sì, ho fatto il DAMS e quindi sono venuto qui a Roma 3 e mi sono laureato al DAMS, che poi tu dici al DAMS avrei fatto una tesi che ha a che fare. No, ho fatto una tesi in antropologia culturale sulla teoria queer. Che bello. Quindi tutto. Antropologia culturale era una delle materie preferite a scelta quando andavo all'università. Io invece studiavo filosofia. Figo. Ho fatto la specializzazione in scienze umane e sociali, chiaramente c'era antropologia filosofica. E devo dire, mi ricordo, uscivo quei mercoledì mattina dopo 2 ore di antropologia filosofica già insomma abbastanza bello, abbastanza provato, sì. Perché poi sono materie che ti lavorano dentro, no? Ti cambiano. Molto. Io alcuni insegnamenti ancora me li porto dietro. Sì, no, poi la cosa più bella dell'antropologia culturale è proprio quello che ti fa scoprire delle cose su cui tu magari non rifletti, quindi dai per scontato che siano naturali, quando in realtà di naturale c'è veramente ben poco, vero. È quasi tutto creato. Quindi noi diamo per scontato, basti pensare semplicemente al discorso di coppia, no? Noi nella dinamica occidentale continuamente diciamo che siamo sempre in due, quindi anche per questo io germoglio di single cerco di sdoganare la classica cosa, sei single? È come se mancasse qualcosa. Bravo. In realtà non è così, perché uno si dovrebbe già sentire completo, sì. No? Cioè nel senso non dovremmo avere bisogno di un appoggio
perché poi quello non è più un rapporto di coppia, ma come dire, convenienza, anzi non solo. C'è una bellissima frase di Barbara Alberti che lei dice: l'amore è per i coraggiosi, tutto il resto è coppia. In effetti è vero. Nel senso che quante volte magari ti sarà capitato, vi sarà capitato di ricevere un invito un sabato sera, una domenica pomeriggio, e magari uno accetta pur di non stare da solo. Vero. Però poi in realtà quando si sta insieme ti senti ancora più solo. Vero. No? Oh, stai facendo riflettere su qualcosa. Quel senso di, come dire, quel senso anche di vuoto. Di vuoto che senti alla fine. Che ti può lasciare. Giustamente. Non faccio battute, no, giuro, no. Non faccio battute. Adesso no. Scherzi a parte, siamo seri, no? Sì, sì, sì. Nel senso che ne deve valere la pena. L'amore è sicuramente un rischio, però proprio per questo secondo me ne deve valere la pena. Altrimenti, insomma, saremo tutti già, no, belli che accoppiati tranquillamente, buonanotte. Esatto. Però poi arriva il momento in cui ci devi stare insieme. No? Certo. Sì. Ci devi stare insieme, ci devi parlare, ci devi ragionare. Non è semplicemente la pizza il sabato sera, il cinema. Ah no. No. No, a parte gli scherzi, sì. Anche perché in realtà ti anche tempo, no? Devi dedicare ad una persona. Certo. Quindi ascoltarla, capire le sue necessità e poi trovare il giusto compromesso. Perché quando uno dice sono fatto così, in realtà secondo me poi non arrivi da nessuna parte. Perché se non cambi per la persona che ami. Ognuno di noi è fatto in un modo. Però magari uno mitiga, soprattutto sull'amore, no? Assolutamente. Allora. Sono delle pappardelle, ma va bene così, va benissimo così. Ci voleva un piatto strong, secondo Ignorante. Me, per te. Allora, guarda, proprio qui sotto abbiamo i piatti. Qui? Devi sapere, vedi che abbiamo due tipologie di piatti, lo so che adesso voi non vedete. Quale prenderesti tu? Allora, ne abbiamo tre. Allora, quello laggiù no, perché è piccolino. Se sono a casa da solo per mangiare, prendo quello fondo perché sennò quello è sporco. Okay. Però siccome è una cosa, bravo. Che tipo arrotolo, viene una cosa figa. La scodella in realtà è solo per le zuppe e le minestre, quindi stai prendendo bene quello vedi. Piatto. E perché noi siamo vedi abitudini utilizziamo. Esatto, perché è sbagliato. Perché ci abbiamo questa cosa sbagliata? Perché facciamo questa cosa sbagliata? Tutti come quando pensiamo che che l'altro ti completi al 100%. Bravo! Bravo! Germoglio di singolo, qua siamo attenti, eh? Sì. Allora, qua ci siamo, guarda, il condimento è pronto. Io direi che è arrivato il momento di mettere qualche bella fogliolina fresca di basilico. Vai. Quindi faccio così, sfam. E aggiustiamo, vai subito, e aggiustiamo di pepe. Ma taglio? Vai, così. Che si insaporisce. Si mette sempre alla fine. Adesso però qua dobbiamo fare come i tuoi amici, perché il tempo non è che l'abbiamo proprio preso, eh. Ah. Così a intuito? Ad intuito dobbiamo andare. E secondo me sulle pappardelle, secondo me ci siamo, eh. Secondo me ci siamo e come? Brucia. Niente. Coce. Diciamo che coce, termine tecnico. Proprio, no? Allora, assaggio io per tutti voi. Puoi abbassare il basilico, grazie. Gira. Io così creavo il basilico ovunque. Qua, la pasta è fatta. E adesso te la vado a mettere direttamente nella pentola. Ah. Così. Siamo pronti per la mantecatura di pappardelle. Cambiate la grafica della ricetta immediatamente. Non abbiamo mai detto tagliatelle, ma pappardelle, giusto? Ah, ok, sì. Sì, no, non mai. Questa falsa credenza no, che volevamo orientale. Fare questo. Esatto. Eh? Vedi, col kimono. Vai. Queste me le tengo che ci possono servire. Anche con queste, okay. Vai. Gioca un pochino, adesso fai finta di essere un grande chef, ok? Senti, ma questa ricetta ti ha convinto? Sì, mi piacciono i colori, mi piacciono i sapori, anche perché in realtà, dai, a parte la pasta fatta in casa, non è super, 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 super complicata, però la pasta fatta in casa, vabbè, nel senso, figa, questa comunque, se ti va di divertirti, di giocare, ok, sì, la prepari quella... oppure se hai tempo, altrimenti la compri tranquillamente al supermercato, però il condimento...
che comunque è semplice, però sì, ha un qualcosina che di diverso, è di diverso che, rispetto alla scatoletta che ci fa così, che ci fa un po' giocare. Daniele in regia. Eccomi. Ma tu germoglio di singolo lo conoscevi? No. Non lo conoscevi, ecco. Come hai fatto fino adesso a vivere senza germoglio? Veniamo alla ricetta. Che ci dici di questa ricetta? Buona. Ti convince? Sì. Ti sconfinsera? Mi garba. Germoglio, possiamo impiattare. Ok. Senza paura. Vai. Con tutta la tua creatività. Guarda, ti lascio le olive e ti ridò pure qualche foglia di basilico. Ok. Mi sto sentendo tipo in quei programmi televisivi. No, fanno, assolutamente no. Qui siamo a casa, siamo tranquilli. Siamo tra qui amici. Faccio... Vai, vado, divertiti io proprio. Sì, sì, sì. Lasciamo stare tutti sti nidi, tutte ste rondini che è. Noi facciamo un bel piatto così, come ti viene. Che carino. Buonissime, tra l'altro. Risente un profumo pazzesco. Peccato che a casa non le possiate sentire. La prossima ricetta però la scegli tu. Ok. Okay. Riso. Voilà, perfetto. Il riso? Va bene, dai, lascia stare, non fa niente. No, dico per la scelta della ricetta. No, il riso con la rucola e il limone, che in realtà, secondo me, viene sottovalutato. Cioè? Prendi il riso, lo metti nell'acqua. Ok, l'acqua immagino bisogna portarla ad ebollizione. A volte, però okay, non sempre. Uh-huh. Che poi ho scoperto in realtà che se tu, è una cosa che ho fatto, l'ho provata, l'ho vista su TikTok, se tu metti il coperchio e spegni, cuoce. Continua a ballare. Confermo. Vedi? Confermo. Tu continua a fare. E non sprechi energia. Confermo. Quindi magari è un consiglio da provare a casa. Fu così che consiglio. Comunque di questi periodi. Ecco. Io per quello l'ho provato. E la rucola come la metti poi? Allora, poi prendi il riso, lo metti sotto l'acqua, così si raffredda. Perché sennò poi la rucola, ci ho provato pure, fa tipo così, diventa morta. Okay. Poi metti nel piatto limone, pure qualche seme, rucola, giri, magni. Fa pure bene allo stomaco perché stringe. Perfetto, allora guarda, se vuoi qualcosa del basilico, sì, mi piace. Fai tu. Senti, ma gli vogliamo cambiare nome a questo piatto? Sì. Come lo vuoi chiamare? Allora, abbiamo detto pappardelle. Adesso sono pappardelle, sì. Pappardelle. Al profumo di germoglio. Al profumo di germoglio, mi piace. Al profumo di germoglio. E allora, signori, guardate qua, facciamo pure un applauso, queste sono le pappardelle al profumo di germoglio preparate per noi in esclusiva su Cusano Italia TV da Germoglio di Single. È stato un vero piacere, veramente. Per me davvero. Mi ha fatto molto molto piacere. Anche a me ti faccio un in bocca al lupo per tutto. Viva il lupo. Per tutto ciò che desideri. Se ti fa piacere, ti diamo tempo di sperimentare qualche altra ricetta. Poi se proprio fa sto risotto alle rucole al limone, faremo il risotto rucole al limone. E quando vuoi sei il benvenuto. Intanto ti continuiamo a seguirti su Instagram, radio, TV e tutto ciò che tutte le tue belle serate. Ok? Grazie. Grazie davvero. A te, grazie ancora a Daniele in regia, grazie a tutti voi per averci scelto anche oggi. Alla fine io faccio sempre il saluto facendo il numero del canale con le dita. Lo fai con me? Vai. Da lunedì al venerdì ore 11:30, minuto più, minuto meno, oggi addirittura con Germoglio di Single, ma sempre qui, sempre sul 264. Ciao.